Quanto di tua mamma c'è nel tuo drag? Tutto. E noi ci somigliamo tantissimo, a livello di fisionomia è identica. E quindi la prima volta in drag mi ricordo che mia sorella mi disse: mi fa impressione perché sembri la mamma. E quindi da quel momento, ogni qualvolta io mi trucco in drag, è come se fossimo in due, perché comunque sono io riflessa allo specchio, ma c'è anche lei. Questa è una cosa molto bella. Sì. È quello che mi dà la forza, tra l'altro, anche. Lei era un'attrice di teatro, quindi sicuramente avrebbe amato tutto questo, eh. Era una caciarona, era proprio le risce adesso, le risce di questi Ante giorni. Litteram. Esatto. Se tu dovessi essere la mother di qualche drag child in futuro, quale sarebbe il primo insegnamento che dai a un ragazzino in erba? Allora, il primo insegnamento è sicuramente quello di fregarsene dei commenti e di tutte e soprattutto fregarsene dei commenti delle colleghe. Perché io quello che ho imparato da quando faccio drag è che ci chiamiamo tutte sorelle, tutte sei mia sorella, mia madre, tutto quello che vuoi, però poi alle spalle ti pugnalano maledettamente. Quindi quello che ho imparato è quello di fare sempre quello che la mia testa pensa. E un altro potrebbe essere quello di non copiare, ma cercare sempre di essere unica nel suo genere. Quello sì, che è una cosa secondo me fondamentale. Parliamo degli oggetti che abbiamo qui. Allora, la parrucca era ovviamente degli oggetti look. Sono quelli che per me segnano, come ti dicevo prima, la vittoria di questo programma. Cioè per me aver vinto anche una sola Maxi Challenge... Gli anni 80. È una vittoria, quindi l'ho voluti mettere qui per simboleggiare, ecco, la mia rinascita, chiamiamola così. Uscita da qui? Sì. Che futuro aspetta le risce? Ma guarda, noi qui dentro siamo in una bolla, non mi rendo conto di quello che potrebbe però succedere. Però questa bolla è stupenda. È bellissima, è una cella dorata, pagliettata, che amiamo, tu più di noi forse. Quindi non so cosa mi aspetterà. Io spero di prendere tutto il meglio che mi si verrà offerto. Io ho la fortuna di avere comunque un compagno, una vita che mi ha dato tanti sorrisi, no? Ho un lavoro, sì, abbastanza. Per cui a me va già bene così. Però zucchero non guasta bevanda, quindi no. Se dovesse nascere qualcosa, qualche collaborazione, no? Noi siamo qui. Noi siamo pronti a tutto. Pronti a firmare i contratti. Bravo. Le penne sono calde. Esatto, come tu insegni d'altronde. Esatto. Lo dico ogni volta, però lo dico anche a te. Io sono il fan numero uno di tutte voi. Lo sappiamo. Non dico che vi ho viste nascere, perché non vi ho viste nascere, però sicuramente sarò sempre qui per voi, sarò sempre in prima fila a qualunque vostro spettacolo. I momenti in workroom insieme per me sono stati quelli più belli di questo programma e spero che la nostra sinergia possa continuare anche a telecamere spente. Non hai vinto, ma chi se ne frega, anche Vasco è arrivato ultimo. Sì. Però l'importante non è vincere. È partecipare. No, partecipare no, però come arrivare in finale. L'importante è arrivare in finale. E comunque credo che tutto quello che tu avevi da dimostrare lo hai fatto e continuerai a farlo. Esatto. Ora avrai dei fan, delle ragazzine che si strappano i capelli per te e io sono contento di tutto quello che arriverà. Grazie. Per voi dopo questa esperienza, perché ve lo meritate. Grazie mille.